Adesso, secondo che stavo controllando. Allora, questo qui io gli direi di farlo con una bella coltellata. Attacco in mischia, vediamo se qui c'è qualcuno. No. Questo cos'è? Una bottiglia di detersivo. Vediamo se è sul lanciagranate. Ah sì, eccolo qui. Che cacchio hai fatto ad accorgerti? Bene. SV98. L'altra mia arma che cos'è? Penso sia... ah no, Scout Elite. Sì, ho sbloccato l'SV98. Cosa che pensavo di aver già sbloccato. Ed anche nel video. Ma lo credevo fortemente. Quanto pare la mia... quanto pare erratamente credevo... ok. Altri nemici dove stanno? Allora, carro armato, nemico, nemico, nemici che si spawnano da lì. Qua sotto non mi sembra di vedere niente. Coloro che mi sparano sono quelli. Ok, nemico ucciso. Cavolo. Eppure l'SV98 è un bel fucile. Cavolo, ti ho preso in piena nella schiena, non ti accasci neanche. Ok, allora che cos'ho? RPG e le mine. Io direi... come cacchio faccio? Avrei bisogno di C4, che è proprio qui sotto. Giusto. Non siamo in Call of Duty. Allora, dove cacchio mi hanno... dove mi... ah, sì, sì, giusto, giusto. Bene, ho capito che devo rifare tutto da capo. Allora, rifacciamolo veloce, veloce, veloce. Nemici lì, nemici lì. Ok, ok, tutto a posto, bene, bene. Avanziamo, prendiamo un'arma. Perché la prima volta io cerco di fare tutto in stealth. Tutto in stealth, circa. Io non ci riesco mai bene, ma... cerco di fare tutto al meglio. La seconda volta, se muoio, mi arrabbio e faccio tutto come mi pare. Tutto veloce veloce, senza prestare attenzione ai minimi dettagli. Ed ecco perché è così che muoio. Comunque, c'era un nemico, l'avevo colpito. Eccolo qua, l'avevo segnalato. Cavolo, stai un po' fermo. Ok. Bene, a parte questo, quegli altri sono di schiena. Nemico eliminato. Oh cavolo, questo qua mi spara col bazooka. Oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok. Oh, perfetto. Allora, a parte questo, c'è quel tipo che non mi caga nemmeno. Quel tipo lassù che non ce ne frega niente. E boom, ritorniamo su per le scale. Facciamo la stessa cosa di prima, tranne la cavolata che ho fatto alla fine. Alzati. Te l'ordino, alzati. Dio, ma cos'è? Perché mi sparano col bazooka? Ah, cavolo, non è possibile. Come fai? Dovresti sempre coprirti. Ah, che odio. Che odio. Dai, dai, caricamento. Dai, dai, dai. Ok, ok, i poligoni vengono a mancare. Che cavolo, non posso muovermi. Ok, si è caricato. Eppure siamo sulla 4, eh. Cosa ci vendono? Va bene, a parte questa minima critica nei confronti... vabbè. Prendiamo, ritorniamo a prendere questo cecchino. Usiamo la stessa identica tattica di prima, anche se adesso sono andato un po' prima. Infatti i nemici mi hanno già visto. Tu sei lì, vediamo se riesco a prenderti sul momento. Cavolo, che mi sparano con... dai qua. Cosa cavolo è sta? Questa è un'asta, una scopa, cos'è? Ok, quello lì spara col bazooka anche se è di traverso. Un uomo lag, bug, big. Cavolo, non posso morire, non posso morire. Ok. Ok, ok. Bene, 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 bene. Oh, quello lì ci va con una granata, poi vediamo un po'. Veniamo un po', veniamo un po'. Qui non c'è nessuno. Scusa, ma devo farlo di cecchino perché non l'avevo ancora equipaggiata. Porco cane, 10% di vita. Dobbiamo liberarci del coraggio.
Non mi ero accorto del tipo che... Ah, grazie Anna. Ok, dopo Anna si chiamano scale ed è quello che devo fare. Bene, adesso su per le scale c'è il cecchino. Pensavo ci fosse un'altra persona ancora. Comunque sì. Che cavolo è? Ok, stavo guardando un'altra cosa. Che cavolo è che mi spa... Ah, ok, penso che sia il tipo col bazooka. Ok, se si può, io al posto delle mine prendo un altro bazooka che è quello automatico. Perfetto. Ok. No, non va più bene, non va più bene. Scusate, da dov'è che mi sparano? E come fanno a spararmi? Da quel cespuglio. Cavolo. Adesso ho fatto tutto troppo in fretta, si sono accorti subito di me, non li ho fatti distrarre ed è per questo che mi danno la caccia. Comunque sia. Vediamo cosa hanno dei... È indistruttibile! Ma hanno per caso degli ingegneri che... Alleluia! Alleluia! Ok, fatto questo... Direi di segnalizzare. Sì, segnalizzare qualche nemico. Va là, va là. Ah, c'è anche la finestra. Guarda che io ho un cecchino, eh. Ok. Cosa credi di fare? Eccolo. Poi chi altro vuole uscire? Chi altro vuole morire? Uccisione confermata. Gente che spawna così a caso. Ah, ma allora li stanno uccidendo da là. Oh, c'è un nemico qua sulle scale. O sotto, non so. Che cavolo è stato? Che cavolo è stato? Tu no? Ok, il nemico è morto anche male. Nah. Nah, ogni volta che si alza sbaglio. Ok. Bene, spero che non faccio più la cavolata di prima, ma adesso scendo le scale come un bravo civile. Chi è che mi lancia la granata, scusate? Non vedo nessuno. Ah, eccolo Romeo. Ok, perfetto. Direi che è da scendere per le scale come un bravo civile, così evito di morire come prima. Però vabbè. Vediamo la distanza fino là. Distanza fin là è di 73-61. Magari uscisse da quel buco. Ok, no, sì, no, sì, è uscito, perfetto, mira la testa, boom, ucciso. Ora, questo volevo sal farlo saltare già da prima. Mi piacciono quei tipi lì. Poco ra... Wow, è già morto. Bene. A parte queste auto distrutte... Assolutamente andata in rovina, vediamo cos'altro si può trovare di qua. Bene, quindi è una città tipicamente araba. Che cavolo è, scusa? Scusate, non posso ucciderli? Ah, sono tutti gli amici! Giusto? Bene, Tombstone, Grazie sì, per sono l'aiuto. Tombstone. Non c'è di che, Mario. È un piacere. Il Che cancello è libero. ridicolo che sei, grazie, il cancello è libero. Tombstone, il maggiore Greenland vi sta aspettando. Oh mio Dio, tutto distrutto qua. Ottimo, vediamo cosa dobbiamo fare adesso. Correre. Felice di vedervi, ragazzi. Deve essere stato un inferno arrivare fin qui. Un po'.
C'è qualcosa da mangiare? Sì, ci sono delle razioni al QG, serviti pure. Grazie. Ehi là. Gioca a tombola, eh. No, una donna. Cosa? Ecco, okay. Per sbaglio. Sapete quel momento, quel brutto momento in cui si schiaccia, si preme la freccetta in giù e l'arma cambia modalità di sparo? Ecco, quelle sono le volte che ti fregano. Perché adesso non so più quale sia la modalità di sparo giusta. E quindi quando andrò a sparare, sparerò un colpo, mi prenderà un colpo e morirò. Perché non mi ricorderò che ho cambiato la modalità di sparo. Vabbè, comunque. Forza, raga. Eccomi, ci sono. Che mi dice? Ci fa un ritratto. Che ci fate ancora qui? In breve siamo intrappolati dietro le linee. Una merendina! Dobbiamo tornare. Voglio anch'io una merendina. Ci sono di mezzo i russi. Oh, la voglio anch'io. Ora dovrebbe essere nel mare. Cos'è? Siete cascati fuori bordo? Dov'è il mio caffè? Sono fatti benissimo. I volti comunque. Vabbè. Vabbè, a parte il volto di lei, beh sì, insomma. Le linee di rifornimento sono tagliate. Il suo è un po' graffiato. 12 a 1, per cui le vostre priorità non mi interessano. C4 ovunque. È la festa del C4. Woohoo! Come sono le difese aeree dei russi? Sono ben difesi. SAM mobili coprono tutta la zona sotto la diga. Le torri SAM sono sotto la diga. Noi siamo qui. In alto, tutte le nostre forze sono in alto e questo è l'aeroporto. Vediamo. Sono rimasti dei civili. Tutti evacuati. Allora, aeroporto. La città è deserta. Cosa avete in mente? Accampamento nemico. Nulla, Dam, che non so cosa sia, ma penso che sia lì la diga. Città vecchia. E boom. Noi eravamo qui. Poi è esploso tutto. Ah no, ci hanno portati non so dove. No, non eravamo qui allora. Non si sa. Volete restare in contatto fra di voi? Non chiamatemi. Non voglio sapere nulla delle vostre pazzie. Poi vi darò un passaggio a ovest. Grazie, maggiore. Ma che persona sei? Vabbè. Ok, di nuovo in combattimento? Spero di no. Credo che questa sia l'idea peggiore della storia. Ci vorrà un po' per guidare fin là. Perfetto. Riker, hai un'aria orribile. Vedi di dormire un po'. Sveglierò quando saremo nei pressi della diga. Ok, buonanotte. Vedrete che mi sveglierò con un'esplosione, sicuro. Un'ora dopo di viaggio, un'ora dopo. Ah no. Oh, mi sono svegliato già fuori. Chi è che mi ha trascinato qui? Ok, allora, sembra una grotta molto molto misteriosa. Vediamo cosa troviamo al suo interno. Ok. Ecco, siamo arrivati alla diga. Quindi un'ora di viaggio era per arrivare alla diga. E devo dire che la diga è molto bella, ma decisamente spaccata. Cominciamo da qui e piazziamo le cariche lungo tutta la diga. Vedi in mezzo. Ora ragazzi, guardate le luci del paesaggio, come sono fatte stra benissimo. Benissimissimo, anche meglio di GTA 5. GTA 5 le aveva fatte davvero molto simili, ma devo dire che su PlayStation 4 la lontananza di visuale si vede abbastanza di più. Anche se sono i primissimi giochi sviluppati per la console, soprattutto già pronti per la console alla sua uscita. Ok, let's check. Controlliamo la zona. Sì, direi che vabbè, ossia scontro ravvicinato che scontro che cecchino, che a parer mio mi servirà per questa missione. Quindi ok, credo di aver segnalato. Oh, porca vacca. Ok, non li avevo segnalati tutti. Vediamo un po' quel tipo in che direzione sta guardando.
Se io riuscissi ad uccidere uno dei due, soprattutto quello sotto prima. Nah, a questo punto è meglio uccidere quello sopra. Ok, tu sei andato. Io voglio uccidere quell'altro. Speravo di avere un cecchino col silenziatore, così non, da non dover sempre praticamente dire la mia posizione ogni volta che sparo un colpo. Ok, se mi individuano sparo. Ah, la porta è quella, quindi l'entrata è lì. Quindi io dovrei sparare da qui. Dovrei. Ok, ormai è troppo tardi. Dovrei beccare uno, due. Che cavolo! Cioè, nemmeno io che ho il cecchino riesco ad arrivare fin laggiù, quasi quasi. Ok, i primi sono stati uccisi. Poi chi abbiamo? Gente più pericolosa sulla torre. Ok, c'era gente più pericolosa. Quel tipo ha preso le redini della mitragliatrice, che è una cosa sbagliata e speravo di ucciderlo prima, ma. Che cavolo! Tu che ci fai qui? Ma a quanto pare non è così. Lasciatemi sparare. Sì, perfetto. Adesso sicuramente il terzo cercherà, ma io lo uccido prima. Poi chi abbiamo? Quello laggiù che. Ok, l'ho ucciso anche lui. Poi uno laggiù in fondo che non si è ancora accorto della battaglia. Ma molto presto lo farà. Credo che ci siano nemici che non ho segnalato, perché non è possibile che quei due nemici lì facciano tutto sto casino. Perdonatemi. Cavolo, come si fa a sparare alla cieca? Ah, ok, ecco cos'era. Ok, perfetto, tre headshot alla mitragliatrice. Scusate, ma dove che mi stanno sparando? Ah, da laggiù in fondo. Sì! E mi uccidono anche. Dopo vorrei andare da lui a vedere che arma ha. Certo che la gente qui è proprio infinita, eh. Gente, oh, quanto più. Uffa! Che palle! Mamma mia! Non finisce più! Si triplicano ogni volta i nemici! Oddio, ho seri problemi a sparare col cecchino in questa condizione. Ok. Tu sei andato, vediamo di là chi c'è, lì nessuno, ucciderei anche quelli prima più vicini così da liberarmi un po' il posto, un altro alla mitragliatrice è morto anche lui, poi vediamo un po', sicuramente un altro che si spawnerà o si avvicinerà alla mitragliatrice montata, ok, bene, credo che stiamo piano piano sgomberando la zona. Allora, a parte i nemici lì, davanti non c'è nessuno. Che prova a. Scusate. Che prova ad arrivare alla mitragliatrice nessun altro. Io direi che con la squadra possiamo iniziare ad entrare nell'edificio. Bene.